chi era Franco Basaglia? Franco Basaglia, come me, era un bambino cresciuto, diversamente da me, aveva tutta una vernice molto borghese e questo gli ha consentito di essere sì perseguitato, ma non martoriato. Basaglia era una persona scandalosamente onesta. Io nel periodo più rozzo della persecuzione, così più o meno indiretta, che gli veniva perpetrata, a Roma, quando è stato mandato a Roma, non gli davano mai lo stipendio alla data giusta. E allora lui veniva spesso a mangiare a casa mia e ti racconto un aneddoto. Dopo la terza volta gli ho detto: guarda Franca, che qui da me si usa così, che dopo tre volte o tu fai la spesa o cucini o lavi i piatti. Oggi tocca a te lavare i piatti. E lui con la sua faccia da Apollo etrusco mi ha detto: non sono mon. E io gli ho detto: ti insegno, guarda, spugnetta, pochissimo detersivo, acqua calda, si fa così. E lui si è messo a lavare i piatti. Io intanto mi sono seduto, stavo leggendo un libro, e dopo un po' lui mi chiama: Silvano, dice, dimmi Franco, con un piatto in mano, mi piace lavare i piatti. È stata una cosa molto, per me, molto emozionante, perché era come se lui per un attimo avesse infranto questo sipario della cultura borghese fatta solo di azioni indirette, mai di una attività immediata e netta, come per esempio lavare i piatti. Ma ti ho raccontato questo aneddoto per testimoniarti la sua disponibilità a qualsiasi evento, in un certo senso, meno al recedere dalla sua convinzione assoluta che il manicomio fosse un luogo di tortura, un luogo assolutamente irriformabile, un luogo da abbattere. Io sono stato poi molto contento quando è stato il tempo di votare la legge Basaglia, che il nostro film Matti da slegare sia stato proiettato in Parlamento e che, vedendo il quale, tutti all'unanimità hanno votato la legge Basaglia.